Ok, buonasera a tutti, benvenuti al terzo appuntamento del videotalk di Legambiente Trani. Ci vediamo a casa. Oggi una puntata speciale dedicata alle energie giovanili in fermento. Per la puntata di oggi abbiamo deciso di invitare i protagonisti di un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivolto ai giovani. Si è chiesto ai giovani di organizzarsi, di formare dei gruppi informali o di partecipare come strutture organizzate e di provare a dare una risposta a cinque sfide sociali. E quindi vedremo quali sono, diciamo, le soluzioni e qual è stata un po' la storia, la genesi dei loro progetti. Perché abbiamo scelto di trattare questo tema? Per un motivo fondamentale. Spesso, specialmente da quando diciamo, si è ragazzi, si hanno tantissime idee, però le idee rimangono tali. Invece, cioè, la cosa interessante è che spero questa trasmissione di oggi sia come stimolo, è quella di provare a trasformare un'idea in un progetto e poi provare a realizzare in maniera concreta il progetto stesso. Questo, diciamo, è cioè, il messaggio che vogliamo trasmettere. Speriamo anche di essere d'aiuto a altre persone che ci stanno seguendo oggi e che non hanno mai provato a mettersi in gioco. L'altro obiettivo un po' che ci siamo dati è quello di provare a costruire una comunità larga di persone che provano a trasformare la realtà che ci circonda. Una cosa, diciamo, importantissima per chi poi si è trovato a cimentarsi in questi bandi è che ti costringono a lavorare insieme. Noi purtroppo attualmente viviamo in una società che ci spinge all'essere soli, all'individualismo, anzi, molti vedono proprio, diciamo, libertà individuale, una forma, diciamo, di felicità. Invece siamo degli esseri sociali e l'elemento della condivisione, della collaborazione e della creazione di comunità forse è l'elemento che veramente ci porta a quello che è lo stato più vicino alla felicità e diciamo, al benessere individuale e collettivo. Quindi do subito, diciamo, la parola ai nostri ospiti che ci raccontano chi sono e cosa vogliono fare. Allora, partiamo da Mariano, che fa parte, diciamo, presenta il progetto che si chiama Arcadiab. Vai. Sì, buonasera a tutti, sono Mariano e faccio parte di questo progetto che è stato proposto da un gruppo di 5 persone. Gli altri componenti del progetto sono Alessandro, che è qui presente, Roberta, Valentina ed Elena. Arcadia, scritto con la AB finale per fare riferimento a un centro di aggregazione. Perché questo nome? Perché in qualche maniera ci stiamo rendendo sempre più conto che non dobbiamo aspettare dall'alto un'opportunità lavorativa o che ci possa permettere di esprimere, ma in qualche maniera dobbiamo determinare noi. E in che cosa consiste questo progetto? Praticamente si tratta di andare a recuperare un centro che si trova a Trani, in via Nigrò, che faceva parte di un locale di un'ex scuola conservatorio. E quindi riqualificarlo e praticamente fornirlo di tutta una serie di servizi che possono essere utili alla collettività, soprattutto per i giovani.
Perché noi siamo partiti da questa constatazione di fatto, anche attraverso dei dati Istat, delle statistiche, che praticamente la fascia di giovani che va dai 18 ai 35 anni sono il target socialmente più fragile per quanto concerne le opportunità lavorative. È il modo di realizzare le proprie progettualità. Infatti, sono sempre più i ragazzi del nostro territorio che cercano fortuna al nord o all'estero, e quindi andando fuori impoveriscono sempre più quello che è il territorio nostro. Quindi attraverso questa iniziativa cercheremo di far restare i giovani qui in maniera tale che possano sperimentarsi per quelle che sono le proprie competenze e anche impegnarsi in qualcosa di socialmente utile per la collettività. Perché ci sono anche ragazzi demotivati che poi lasciano il percorso di studi, i cosiddetti dropout, e sempre più si parla di NEET, quindi di ragazzi che non hanno un'occupazione. Oppure hanno difficoltà proprio strutturali nel cercare un lavoro che gli permette di vivere dignitosamente. Per quanto riguarda le competenze, diciamo che i componenti derivano da dei background esperienziali e culturali diversificati. Per quanto mi riguarda, ad esempio, io all'interno di questo edificio cercherò di allestire un centro di ascolto psicologico, in quanto sono psicologo psicoterapeuta, e anche uno sportello informativo per quanto riguarda i progetti Erasmus+, di cui sono venuto a conoscenza anche grazie all'impegno nell'associazionismo in Lega Ambiente. Infatti, noi abbiamo presentato un progetto al Parlamento europeo, che è stato selezionato per quanto riguarda l'impatto sociale, che riguardava sostanzialmente la rivaluta la già recuperare una zona di Trani che è chiamata Bocca d'Oro, e che può essere utilizzata in futuro sia per quanto riguarda quello che può essere un turismo in cui vengono spiegata la vegetazione, il patrimonio faunistico che abbiamo a disposizione, sia per recuperare la costa, perché molte volte si lamenta che parlo sempre del nostro contesto territoriale e i nostri concittadini che non hanno a disposizione un riferimento dove poter andare a mare. E quindi potrebbe essere da un lato un modo per recuperare un'area territoriale importante che era stata vittima di scarichi dalle industrie di marmo, e dall'altro anche sensibilizzare la cittadinanza per quanto riguarda quello che abbiamo noi, no? La vegetazione, tutta una serie di realtà che spesso si ignorano. Poi, non so, Vincenzo, se vuoi presento anche gli altri ragazzi, oppure non so se volete sapere Poi, qualcosa. se tu, diciamo, in questo giro ritieni di aver esaurito, poi chi vuole intervenire, interviene. Se vuoi aggiungere, tu hai detto, diciamo, hai parlato di questo contenitore, ma alla fine, diciamo, quali saranno le attività oltre allo sportello che avvierete? Sì, un'altra attività peculiare sarà la mappatura dei centri giovanili, cioè tutte quelle realtà territoriali di cui spesso non si conosce, in maniera tale da fornire un vero e proprio servizio alla cittadinanza per comprendere quali sono poi queste realtà che offrono un servizio e in cui vengono coinvolti ragazzi, no? E quindi oltre alla mappatura, poi all'interno del centro, cosiddetto giardino verticale, che fa parte
generale di processi di piantumazione di aree dismesse della città, quindi creando orti in quelle zone in cui c'è la possibilità di costituire una coltivazione, però spesso il comune oppure mancano dei servizi che permettono di rigenerare queste zone. E poi anche, mi sa che l'accennavo prima, queste visite in cui verranno un po' evidenziate le potenzialità del paesaggistico, no? Anche le caratteristiche di cui si occuperà prevalentemente Alessandro, poi se lui vuole al massimo focalizzarsi su questo aspetto qui, e poi tutta un'altra serie di servizi come lo spazio di co-working, laboratorio di coprogettazione, la biblioteca di quartiere, sale studio, queste cose qui. Ok, grazie. Nicola, vuoi intervenire? Hai chiesto di intervenire? Vuoi intervenire subito o dopo il giro di interventi? Ok, No, no, mettimi in lista dopo nel giro di intervento. va bene. Allora passo, diciamo, la parola a Sara del progetto Feel Good. Vai, Sara. Salve, buonasera, mi sentite? Certo, Sara, vai tranquilla. Ok, allora io faccio parte del gruppo informale Sentiti Bene. Come formazione sono una professionista sanitaria, adesso mi sto specializzando in sistemi informativi sanitari e insieme a me ci sono altre due ragazze, un assistente sociale e una psicologa anche lei. Il progetto che abbiamo, noi sostanzialmente ci siamo presentati a Fermenti come gruppo informale, ma da giugno, subito dopo il bando, ci siamo costituiti e siamo una startup innovativa a vocazione sociale perché appunto realizziamo progetti di telemedicina però integrati con il sociale. Il progetto che abbiamo presentato a Fermenti è Feel Good e copre appunto le necessità dell'area adolescenziale. Oltre alla mia formazione sanitaria e sociale, ho fatto tanti anni l'educatrice dall'età di 18 anni in tante realtà sociali e mi sono resa conto di quanto ci sia necessità, oltre che di ascolto, di un vero e proprio sportello sociosanitario per gli adolescenti e quanto effettivamente manchi tutta una struttura sanitaria vera e propria, che possa seguire l'adolescente nella sua crescita. Motivo per il quale abbiamo pensato tramite Fermenti di realizzare una piattaforma che potesse appunto funzionare come un punto unico d'accesso per le scuole. Che cosa vuol dire? Vi spiego. Ci sarà, noi sperimenteremo questa versione di sportello digitale d'ascolto, ma anche sociale d'azione in due scuole di Roma attualmente. Però, essendo un progetto di telemedicina, puntiamo a tutte le realtà, anche la mia realtà territoriale, io vengo appunto dalla Puglia. E sostanzialmente, appunto, queste due scuole saranno prima di tutto coinvolte in attività formative nell'ambito sociosanitario, perché saranno loro i ragazzi ad aiutarci nello sponsorizzare quello che è invece lo sportello d'ascolto e sociosanitario vero e proprio. Ci sarà un punto di chat e videochat dove il ragazzo può fare qualsiasi domanda, gestito da assistenti sociali e potrà essere anche, diciamo, in contatto diretto con la scuola. Dopodiché li mettiamo in contatto con degli specialisti sanitari tramite videoconsulenza. Lo step successivo è quello che chiediamo alle reti in ascolto. Noi ovviamente ci occuperemo del primo approccio, del primo ascolto con le necessità dei ragazzi nelle scuole. Questo bando Fermenti è molto particolare in quanto chiedono ai gruppi informali di fare rete. Quindi ci piacerebbe fare rete nel dopo,
Cioè, una volta che noi accogliamo le necessità di questi ragazzi, ci piacerebbe fare rete con le realtà sociali che potrebbero essere di Roma, però ripeto, il nostro progetto, comunque basandosi sul digitale, può essere di più ampio respiro. Vorremmo appunto poi creare, come ha detto anche la realtà di Trani, semmai un punto di collegamento, qualora, perché io sono di Barletta, quindi un punto di collegamento semmai con la vostra mappatura, in modo tale che se anche nelle nostre realtà ci sono appunto dei particolari adolescenti, ma comunque giovani adulti che hanno delle difficoltà particolari, quindi eventualmente potremmo anche noi indirizzarli verso chi eventualmente può dargli un supporto attivo nel seguire la propria strada, nel seguire il proprio progetto di vita, al di là di quella che è la realtà digitale. E questo è quanto. Al momento noi appunto siamo un gruppo informale che si sta sperimentando come società con un progetto che abbiamo vinto qui a Roma. Stiamo realizzando con una scuola di Roma, Alice Rossellini, un portale di formazione a distanza sul cyberbullismo, oltre che un piccolo sportello anche su questa questione, un piccolo sportello d'ascolto. E su Roma abbiamo circa 15 professionisti sanitari che collaborano con noi. Quindi poi per qualsiasi domanda sono qui. Grazie, grazie Sara. Adesso diciamo molto, molto, molto interessante la vostra proposta. No, anche, stavo pensando anche cioè, proprio, cioè, Mariano con un altro diciamo, progetto che stiamo portando avanti come Lega Ambiente con la scuola che è del bando, diciamo, vincitore del bando adolescenza diciamo, di impresa sociale con i bambini. In questo periodo, diciamo, di chiusura delle scuole, avevamo proprio ipotizzato di realizzare, di attivare uno sportello di supporto psicologico che in origine doveva essere fatto in presenza all'interno della scuola, di farlo in maniera digitale. Ora passo. Sì, vi dico subito, noi infatti in questo periodo abbiamo attivato una cosa del genere e se volete posso anche aiutarvi perché comunque sono uscite delle linee guida ufficiali, diciamo nazionali, che possono aiutare in questo senso anche a livello di privacy. Noi come realtà l'abbiamo fatto aperto a tutti, quindi poi vi posso aiutare se avete bisogno. Grazie, anche perché era proprio uno diciamo, dei temi che ci eravamo posti, come diciamo, gestire l'elemento privacy diciamo, utilizzando diciamo, questi mezzi. Ora passo la parola a Francesca Fiume. Vai Francesca. Posti Francesca? Francesca, ci senti? Vedo però la connessione rossa. No, non ti senti. Francesca, non ti sentiamo. Allora, facciamo così. Vai, passo la parola a Giada. Sentite? Sì, Giada. Con chi sta parlando non riesco a capire. No, Francesca. Dai, sì, Francesca è andata, diciamo, avrà perso la connessione. Dai, Giada, vai, puoi intervenire tu e poi come recuperiamo Francesca, facciamo parlare Francesca. Va bene, io sono Giada Spallatta e rappresento il gruppo informale Nuova Frontera. E ci siamo presentati a Fermenti con un bando, con un progetto che si chiama Partecipiamo Insieme di Tutti. Il nome del progetto viene da quello che era il progetto di servizio civile, che era appunto Insieme, per il potenziamento della giustizia di comunità, dove ho svolto il servizio civile all'interno del Ministero della Giustizia e l'Ufficio Esecuzione Penale. Il nostro gruppo informale è costituito da tre colleghi di università, perché ci siamo conosciuti nel periodo dell'università e ci siamo ritrovati a lavorare insieme sotto diversi aspetti, perché il progetto civile consisteva nel creare una vera e propria rete con tutti i servizi territoriali all'interno del comune di Roma. E
E ci siamo ritrovati perché io come ufficio all'interno, la mia esperienza nell'ufficio esecuzione e gli altri due colleghi abbiamo lavorato in sinergia, soprattutto per quello che è il percorso che di uscita del detenuto da... Mi sentite? Del detenuto dall'istituto penitenziario e il reinserimento sociale. Infatti, il progetto Partecipiamo insieme ai diritti per tutti parte da questo, parte da un qualcosa che già abbiamo creato, che è una sorta di mappatura del territorio, dei piani convenzionati sia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, messa alla prova, ma anche per i soggetti che devono fare le misure alternative, ovvero l'affidamento in prova ai servizi sociali, che sono misure alternative alla detenzione. Il nostro progetto si realizzerà in un quartiere specifico, che è il quartiere Maiana di Roma, sia perché il quartiere è un quartiere ad alto tasso di criminalità, noto alle cronache per diversi episodi, sia perché l'undicesimo municipio occupa altre due zone, oltre Maiana, che sono il Corviale e Ponte Galera, che invece hanno problemi dal punto di vista di immigrazione, oltre che di... Il problema serio non è tanto la detenzione, ma il reinserimento sociale. Infatti noi apriremo uno sportello che si chiama Pronto Intervento Sociale, che ha lo scopo di accompagnare le persone in uscita o evitare prevenire nell'entrata nel circuito penale, al fine di costruire intorno a loro una rete assistenziale integrata, ovvero non portando la persona, quindi che deve andare al municipio e a un assistente sociale, al ministero che lo segue per il percorso penale e così via, ma creare una rete dove al centro ci sia la persona e venga creato un sistema sinergico un progetto sinergico con più enti. Quindi il nostro lavoro è di fare coordinamento nella di casi un po' difficili e che abbiano un certo grado di complessità. Questo progetto prevede anche una succursale che è dentro il nuovo complesso di Re Bibbia, dove c'è una dei partecipanti al gruppo informale, Martina, che è attualmente volontaria e insegna diritto perché lei è cultrice della materia presso la Sapienza e prepara gli studenti a sostenere gli esami dell'università. Il problema che spesso si pone è che questi ragazzi stanno uscendo e spesso non sanno dove andare. Quindi la presa in carico non può avvenire nel momento in cui c'è l'uscita, ma deve partire da molto prima, cioè i servizi territoriali si devono attivare prima. E quindi stiamo provvedendo a fare l'accreditamento per poter aprire questa succursale dello sportello all'interno del. E ovviamente creeremo anche noi una piattaforma online perché il nostro obiettivo comunque è quello del quartiere, è quello di migliorare una situazione di quartiere già preesistente, ma molte persone che sono sottoposte a misure alternative non possono uscire di casa per ovvie ragioni, perché non hanno le autorizzazioni. Quindi avere uno sportello di contatto per favorire l'interscambio delle necessità e sviluppare la progettualità e creare un collegamento di assistenza anche per queste persone. E il nostro gruppo informale di base siamo colleghi, veniamo dalla formazione giuridica in giurisprudenza, ma ci siamo poi specializzati in diversi percorsi, perché io mi sto prendendo una seconda laurea in scienze sociali applicate, che mi dovrei laureare a luglio. La mia collega è criminologa perché poi dopo giurisprudenza ha fatto psicologia e il master in criminologia, e l'altro componente, Federico, viene da un percorso giuridico, ma ha lavorato per diverso tempo all'interno dell'AGE, che è l'Associazione Genitori Umbri, e si è occupato dell'alternanza scuola-lavoro e della riattivazione di percorsi per ragazzi in stato di marginalità sociale, quindi la reintegrazione scolastica e progetti di inclusione scolastica per il disagio economico-sociale. E questo è un po' il nostro progetto in poche parole.
finito. Grazie, stavo tentando di riaccendere il microfono. Grazie Giada del tuo intervento. Ora passo, diciamo, la parola a Vincenza De Bari. Progetto Tutto per Tutti. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì? Sì, ti sentiamo. Perfetto, salve. Io mi chiamo Vincenza, provengo anch'io dalla Spesa Sanitaria, in pratica sono un audioprotesista, quindi mi occupo principalmente della riabilitazione acustica di tutti coloro che hanno ipoacusia o sordità. Insieme con le altre due mie colleghe, cui una fa parte della Spera, per quanto riguarda, si occupa delle disabilità, è educatrice, psicologa e fa parte di una cooperativa residenziale che si occupa appunto di soggetti disabili. E l'altra collega, anche lei donna, è una social media manager. Tutte e tre siamo in un certo qual modo impegnate quotidianamente in quella che è la sfera delle disabilità sensoriali e cognitive. E il nostro progetto è partito proprio dall'idea di rendere utile per tutti gli utenti disabili quello che è l'accesso, il libero accesso a tutte quelle che sono le attività quotidiane di uso comune che per noi sono ormai routinarie, non ci facciamo più caso, ma per chi purtroppo vive la disabilità è qualcosa di veramente complesso. Disabilità che allo stato attuale delle cose purtroppo ancora è associata all'idea di abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi facciamo, ristrutturiamo facciamo in modo che ci sia la libertà di accesso per quello che riguarda proprio la struttura. Noi andiamo ben oltre questo tipo di concetto che è sicuramente importantissimo, ma è che anche vero, non è l'unica attività utile per chi purtroppo è portatore di disabilità. La nostra idea è quella di garantire un libero accesso, che è appunto il nome del nostro gruppo, oltre il semplice abbattimento delle barriere architettoniche, sostanzialmente creando accoglienza consapevole di pazienti, clienti disabili, formando professionisti a gestire in modo professionale e consapevole l'accesso appunto di tutti coloro che sono portatori di disabilità. Pensiamo ad esempio quanto sia difficile per chi purtroppo ha a che fare con l'autismo doversi rivolgere ad un odontotecnico, ad un igienista dentale per poter effettuare una semplice pulizia dentale. Quello che per noi è routinario e semplice, per loro diventa estremamente complesso al punto tale che chi si offre di poter, perché tra l'altro non tutti lo fanno, chi si offre di effettuare un'intervista dentale con un autismo lo fa sotto sedazione totale, il che è assolutamente impensabile che tutto questo possa tutt'oggi essere ancora presente. Oppure pensiamo ancora a chi è soggetto ipoacusico o con sordità, debba avere un'estrema difficoltà nel poter accedere presso una struttura pubblica, quale ad esempio un municipio, per poter semplicemente fare un rinnovo di carta d'identità, semplicemente perché chi è allo sportello non ha le competenze e la preparazione per poter appunto gestire una comunicazione diretta con chi purtroppo vive quotidianamente il disagio di non poter sportare. Questa è stata una parte di quella che è la sfera delle disabilità, perché purtroppo, come sappiamo, la sfera delle disabilità è immensa. E immense sono le difficoltà che gli utenti e i caregiver incontrano quotidianamente nella ricerca di professionisti o di strutture che possano garantire il libero accesso in modo tale da effettuare appunto una semplice operazione nella maniera più semplice possibile. Il nostro scopo è quello appunto di procedere alla formazione di professionisti della sfera pubblica e privata o di esercenti commerciali o di attività o operatori che si occupano di attività di svago, cultura, intrattenimento o turismo all'accoglienza consapevole e quindi alla possibilità di poter comunicare ed accogliere
con tutti coloro che purtroppo vivono quotidianamente le difficoltà. Quindi ci proponiamo un abbattimento delle barriere comunicative ed una progettazione di tipo universale che possa garantire appunto il tutto per tutti. Quindi non solo la, come dire, diciamo, la progettazione a livello strutturale che comunque entra in, nel nostro progetto, perché noi ci avvaleremo anche di altre figure professionali per poter garantire la consulenza atta alla, come dire, alla gestione, alla strutturazione proprio architettonica, ma non solo questo, andiamo oltre. Proprio ci occuperemo di quello che è la gestione dell'accoglienza del disabile. È importante sottolineare che questo non vuol dire che il professionista sarà, si sostituirà a quelli che sono i professionisti che quotidianamente riabilitano le persone con disabilità, ma semplicemente saranno attivi ed operativi affinché una persona, un soggetto anche con autismo, con ritardo, possa sentirsi quanto più autonomo possibile nel rivolgersi ad un professionista anche per effettuare una semplice pulizia dentale. Quindi in quel caso il professionista avrà tutte le competenze per poter comunicare con chi purtroppo vive questo disagio e riuscire quanto più possibile a rendergli accogliente l'ambiente, ma anche il rapporto a livello proprio comunicativo. Ci avvaleremo quindi, come dicevo, di altre figure professionali. Anche noi cercheremo di creare una rete di professionisti in modo tale che i caregiver, gli utenti, le strutture residenziali possano accedervi con molta semplicità, individuare il professionista che ha appunto eseguito la formazione e che è preparato all'accoglienza e alla gestione per quello che riguarda l'aspetto comunicativo appunto delle diverse disabilità. E tutto questo ovviamente presuppone, o meglio, diciamo la nostra speranza è quella di presupporre un cambio a livello proprio di concezione di quella che è la disabilità, che va ben oltre appunto l'abbattimento delle barriere architettoniche. Grazie del tuo intervento. E ora vediamo se abbiamo recuperato. Vincenzo, scusa, volevo salutare tutti coloro che ci seguono dalla diretta, certo. Facebook, in particolare Nicola De Lucia, che ci manda tanti saluti, visto anche la sua partecipazione la volta scorsa, e noi siamo vicini anche oggi. Niente, poi ci sentiamo dopo per gli altri aggiornamenti della diretta Facebook. Ok, grazie Nicola. Approfitto per ricordare a tutti coloro anche che ci stanno seguendo via Facebook, se vogliono intervenire possono farlo attraverso i commenti. Vediamo se Francesca ha risolto i suoi problemi, diciamo, di connessione. No, mi sa di no, perché io vedo grigio. Vedo connessione persa. Niente, mi sa. Va bene, allora vabbè, proseguiamo questo, diciamo, primo giro di presentazioni, e quindi passo la parola a Valentino Ligorio con il progetto Agibile Festival. Sì, ciao, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, va bene. Allora, ciao, io sono Valentino Ligorio e rappresento... In questo momento sono capofila di una cordata che si è candidata a Fermenti come ATS, composta da tre associazioni culturali, che sono Teatro Mensati di Villa Castelli San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, Vico Quarto Mazzini, che è una compagnia teatrale che ha sede a Terlizzi e opera fra Terlizzi e Roma, e Wonder Radio, che è un progetto di radio online, web, una web radio con una specifica attenzione a tutte le tematiche della disabilità, soprattutto di quelle più legate alla cecità come fenomeno.
la cordata di associazioni fondamentalmente si è candidata a Fermenti con un progetto che si chiama Agibile Festival e che opera nell'area come posso, nell'area di progetto che se vogliamo possiamo insomma, dirla, chiamarla con quella degli spazi, della cultura e della partecipazione, come le diciamo le tre tematiche principali che affrontiamo. Spazi perché? Perché il progetto è insiste su uno spazio pubblico che è il secondo corpo di fabbrica dell'ex stabilimento enologico del Cile di Frasso a San Vito dei Normanni, quello che comunemente viene chiamato ex Fadda, ma il secondo corpo di fabbrica, cioè quella parte di ex Fadda ancora in disuso in questo momento e che attraverso una serie di finanziamenti e più ancora con poi in futuro speriamo con il bando Fermenti, verrà utilizzata e rifunzionalizzata attraverso un'idea di teatro, cioè proprio attraverso l'implementazione di un teatro al suo interno. Immaginiamo quindi uno spazio di 1000 metri quadri, come soggetto alla sovrintendenza, quindi di particolare pregio storico architettonico, considerato uno dei pochi spazi di archeologia industriale in Puglia, quindi questa grande sala di 1000 metri quadri con delle capriate di legno ampie 15 metri, alte 17, cioè un vero gran bel posto. Al momento vuoto avremmo dovuto aprire ufficialmente proprio lo spazio a fine maggio, ma non ce la faremo per i problemi, l'emergenza coronavirus. Questo spazio, immaginate all'interno di questo spazio un teatro, se volete possiamo anche posso anche condividere delle foto. Ora, quando ci siamo chiesti che tipo di teatro o che tipo di processo volevamo implementare all'interno, processo teatrale, culturale, volevamo implementare all'interno dello spazio, la prima cosa che ci è saltata agli occhi la prima cosa che ci è tornata, no? È quella di rispettare un po' qual era la vocazione centrale dell'ex Fadda, quindi il tentativo di essere pienamente accessibili a quelle fasce di popolazione e di comunità locale, ma non solo, che normalmente non accedono a servizi e realtà di tipo culturale e sociale. Abbiamo quindi pensato di destinare il progetto e quindi le attività al suo interno, previste al suo interno, ha appunto queste fondamentalmente due target, due livelli di utenza. Uno è quello dei giovani e l'altro è quello dei disabili, cioè o meglio, di alcune forme di disabilità. Chiaramente questo con l'aiuto chiaramente di Web Radio, di questa radio di Terlizzi, e della popolazione locale anche all'interno, cioè di tutta quella comunità che abita il laboratorio urbano ex Fadda, che è composta da circa 30 organizzazioni formali e informali che abitano lo spazio in questo momento e che in questo spazio già operano. Okay. Quindi fondamentalmente in questo momento siamo ancora in progettazione, l'emergenza coronavirus ci ha obbligatoriamente rimesso un attimo a posto, cioè ci ha messo in una condizione di ripensare ad alcune delle attività all'interno che avevamo previsto, perché quello che noi abbiamo scritto chiaramente 6 mesi fa, quando vedevamo di fronte a noi un mondo di un certo tipo e anche una comunità di un certo tipo, comunque anche proprio tutto il mondo, in questo momento è profondamente cambiato. E quindi in questo periodo, insieme agli altri due partner, stiamo profondamente riflettendo su questo progetto, cercando di rispettarne, diciamo, le indicazioni principali, però ci stiamo fondamentalmente interrogando sul senso di che un'operazione culturale di questo tipo, soprattutto con quel tipo di finanziamento probabile che può arrivare,
ha senso in questo territorio, ma anche nella sua globalità. Perché? Perché poi fondamentalmente quello che abbiamo pensato e la traccia principale poi del progetto è quella della costruzione di un festival artistico coprodotto, coprogettato e diretto anche in parte da i target previsti, quindi da una massa di popolazione giovanile importante e da una serie di gruppi, comunità costruite insieme alla popolazione, diciamo, di diversamente abili presente sul territorio locale, limitrofo, e quindi un festival che ha di respiro culturale, artistico, performativo, che abbia un respiro internazionale e attraverso il quale, appunto, come posso dire, collocare lo spazio e tutta l'operazione all'interno di un panorama internazionale, quel panorama internazionale artistico e culturale che si occupa comunque in parte di progetti e sperimentazioni nel campo della cultura, della diversa abilità e della, diciamo, quello che oggi magari lo chiamiamo i teatri di comunità. Infatti, una, diciamo, se vogliamo dare un sottotitolo al nostro progetto, potrebbe essere quello di ci stiamo interrogando su come si costruisce un vero, concreto, reale proprio teatro di comunità in un territorio che è quello pugliese, che al momento non ne presenta. Ora è inutile che vi sto spiegando, magari che sto spiegare, diciamo, le traiettorie su cui stiamo ragionando. Quello su cui stiamo cercando di capire come costruire i presidi, cioè quindi come tracciare dei percorsi che partecipati attraverso i quali, durante i quali produrre, costruire dispositivi e contenuti pienamente accessibili da parte di tutti. Quindi l'idea è quella di, appunto, di percorrere delle strade, delle tracce, dei percorsi insieme a dei gruppi, sia giovanili e sia diversamente abili, durante i quali si va a coprodurre sia dispositivi di fruibilità dei contenuti artistici, quindi ad esempio reinterpretare quelli che sono gli strumenti attuali di accessibilità, come si chiama, gli strumenti di accessibilità rispetto ai contenuti culturali. Faccio un esempio banale, magari, no? Cioè, la sottotitolazione, per dire, no? Come tradurla in una app che rimane in dotazione al teatro e che può essere utilizzata praticamente in tutti gli spettacoli che si vanno a mettere in scena, così come a produrre proprio dei dispositivi di nuova generazione, come ad esempio faccio degli esempi, sono delle tracce su cui stiamo ancora lavorando, ad esempio strumenti e dispositivi per me la popolazione sorda di tradurre e interpretare la musica. Ci sono diverse sperimentazioni in Europa in questo momento, c'è un ragazzo che si occupa di ingegneria acustica che sta elaborando un percorso in questo senso, ma anche contemporaneamente anche diciamo percorsi che hanno a che fare con quello che è il mondo delle residenze artistiche e che creano quindi articolare durante il progetto una serie di residenze artistiche che creano contatti e connessioni fra il teatro, inteso come spazio fisico, e la comunità, la popolazione, ripeto, locale e limitrofa, perché ci stiamo cercando di lavorare su un bacino più ampio, che non è solo quello di San Vito dei Normanni, ma almeno quello di tutta la provincia di Brindisi, se non a noi ci piacerebbe, insomma, comunque coinvolgere anche altre realtà in giro per la Puglia, e che connettono appunto lo spazio teatro e queste comunità che normalmente non accedono a questo tipo di percorsi, di servizi e di vita, che è quella della vita culturale, l'arte, intesa in senso ampio. E quindi una serie di residenze artistiche dedicate alle scuole, una serie di percorsi di produzione dedicati ai diversamente abili, una serie di percorsi di formazione che vedono protagonisti, diciamo, avete protagonista una parte di popolazione locale che poi potrebbe diventare
in futuro è quello che noi piacerebbe fare, la vera come posso dire, gestora del teatro e dei processi al suo interno. Quindi, ad esempio, programmare una serie di percorsi di formazione per le donne mamme senza lavoro che poi possono venire a lavorare all'interno del festival come tutte quelle figure, no, poi professionali che abitano un teatro normalmente inteso. E in questo momento questa è l'idea, la traccia principale, oltre poi a quella, l'ultima è quella proprio di costruire proprio anche un percorso di produzione giovanile, cioè proprio anche artistico, insomma, che abbia una specifica tematica sulla piena accessibilità, sulla piena fruibilità. Quello che ci piacerebbe fare è dire: noi siamo uno dei primi teatri in Italia che è completamente accessibile da parte di tutti. Cioè, la normalità per noi è il nostro concetto. Siamo tutti normali o siamo tutti anormali. Uno spettacolo di teatro lo può venire a dire chiunque, non mi devo occupare. Quindi costruire gli strumenti che servono a questa accessibilità. Cos'altro dire? Basta, mi sembra che abbiamo parlato di tutto. Fondamentalmente, appunto, tutto il percorso lo stiamo interpretando come una sperimentazione. La sperimentazione di quello che è o può essere il primo teatro, almeno in Meridione, veramente gestito, prodotto, costruito, aperto e dalla popolazione che lo abita e che lo attraversa. Un po' questa è la nostra scheda. E contemporaneamente, chiaramente, completare la rifunzionalizzazione dello spazio ex Padda attraverso il recupero dell'ultima parte che resta da recuperare, che al momento è in disuso. Ecco, penso di aver detto tutto. Sì, grazie Valentino. Il tuo intervento è stato, molto interessante, e su cui poi mi piacerebbe anche dire alcune cose, ma me le tengo per lo spazio poi di discussione. Dare la forse l'ultimo elemento, c'è forse un ultimo elemento che posso dare, sì. Lo lancio lì come tema di riflessione, è questo, che ha a che fare un po' con il contesto generale e con l'ex Fada in generale. Cioè, in questo momento il progetto rappresenta, anche se vogliamo, un piccolo passaggio interno dell'ex Fada, inteso come laboratorio urbano, e in questo momento, chiaramente grazie insieme a tutti i partner e alle realtà presenti sia l'ex Fada, sia Vico Quarto Mazzini, che è la compagnia professionale, che è il nostro partner, che è rappresentata da Michele Altamura e Gabriele Paloca, si sta di fare un passaggio verso da laboratorio urbano, cioè un passaggio di evoluzione a uno spazio per il pubblico spettacolo, chiaramente. Quindi rappresenta il progetto anche un tema di evoluzione interno importante, che se vogliamo in questo momento rappresento io in quanto persona che se ne sta occupando più di tutte, ma che è partecipato da tutta una serie di altri attori in gioco, e che probabilmente può rappresentare quella che è la sfida, forse poi, no, su larga scala, di che cosa ce ne facciamo dei laboratori urbani, no? E che ha un, diciamo, come posso dire, ha una, si va a impatta, diciamo, su una serie di dibattiti che stanno avvenendo in questo momento in tutto il, come posso dire, l'universo nazionale dei centri di innovazione sociale e culturale. È un tentativo, insomma, che stiamo facendo in questa direzione, anche di contribuire a questo dibattito di che cosa sono, come si devono e tant'è che poi la progettazione si sta chiedendo molto in questo momento, no? Che senso hanno in questo momento i centri di innovazione sociale e culturale, in questo momento, quando non sappiamo nemmeno quando è possibile aprire. Probabilmente Franceschini ieri parlava di novembre e dicembre, ma non sappiamo, sarà dura e vedremo un po' quello che ne esce. Grazie Valentino. Vabbè, questo secondo me è veramente un elemento molto molto, interessante, quello degli spazi di innovazione sociale ed anche, diciamo, del loro ruolo
e di come, diciamo, trasformano la società intorno. Diciamo, secondo me, diciamo, molte di queste realtà possono veramente essere un motore di nuova comunità e di trasformazione. Però, vabbè, poi, diciamo, se avremo tempo ne parleremo più in là, perché volevo dare invece la parola, speriamo che adesso riesca a parlare a Francesca. Vai, Francesca. Ci provo, mi sentite? Ora ti sentiamo. Finalmente. Ok. Allora, saluto tutti, sono Francesca, scusate per l'inconveniente, ma in questo periodo internet fa un po' così, a modo suo. Allora, io sono Francesca e assieme a Guglielmo e Anna faccio parte del gruppo Connections, che vuol dire proprio connessioni attive. Vogliamo creare questo network, questa rete pulsante per dare un'occasione a tutti quei ragazzi, tutti quegli innovatori, come li chiamiamo noi, che però sono costretti magari ad emigrare dal proprio territorio e partire verso terre sconosciute, quando invece potrebbero portare il loro contributo nel loro territorio. Come? Come lo possiamo fare? Creando un'opportunità, cioè favorendo un'opportunità, una modalità di incontro particolare con degli incontri molto informali tra le aziende e magari ricercatori, innovatori che possono quindi formare, quindi portare innovazione all'interno delle aziende, e quindi ci sono queste modalità di dialogo per parlare di economia circolare, sostenibilità, ambiente, e quindi creare questa rete di connessioni. Ci vogliamo anche focalizzare su tre percorsi che vadano sia dall'ambiente scolastico, oltre che dall'ambiente universitario e quindi a livello delle aziende. Questo è un po' il progetto in linea generale. Mi sentite ancora, vero? Avevo il microfono spento, scusa. Sì, ti sentiamo. Ah, ok. E quindi un po' questa è la mia sfida, sono principalmente ambiente, formazione ed uguaglianza di tutti i giorni. Il tuo territorio di intervento? Allora, la città metropolitana di Bari. Ok, grazie. Vedo che c'è anche Carmine, anche lui, diciamo, è uno, diciamo, dei nostri ospiti, era quello che mancava, diciamo, all'appello all'inizio. Allora, Carmine, allora ti faccio subito, diciamo, un riassunto. Stiamo dando più o meno un piccolo tempo di presentazione a tutte le idee in campo, così da poterle un po' condividere e poi avviare, diciamo, una discussione collettiva. Vai, ti cedo subito la parola. Vai, Carmine. Sì, ciao ragazzi, grazie per l'invito e scusate il ritardo, ma ho appena finito un'altra, purtroppo, videoconferenza. Questo periodo è terribile, uno pensa di essere più tranquillo, invece niente, non si hanno scuse e non abbiamo tregua. Nulla, il nostro progetto si chiama Make Your Way e si gioca su questo... su questo termine, perché si gioca sulla strada, ma si gioca anche sul farsi strada. È un progetto rivolto ai ragazzi, per lo più ragazzi di scuole superiori. È un progetto che si svolge su tutto il territorio della Regione Puglia e consiste in un percorso fisico e formativo intorno alle nuove tecnologie. E in buona sostanza attrezzeremo un mezzo, che un camper che girerà per le scuole della regione e proverà a fare formazione e anche, diciamo, a sperimentare in delle piazze animate alcune nuove tecnologie, dalla stampa 3D alla macchina a controllo numerico,
alla fine di questo percorso i ragazzi che più si saranno, diciamo, distinti, cimentati in queste attività, che sono delle attività complesse che partono dalla sperimentazione appunto sul campo di queste tecnologie, la possibilità anche di impiegarle nello specifico negli ambienti circostanti le proprie scuole, le piazze, i luoghi di aggregazione giovanile, quindi con delle applicazioni pratiche, anche con dei piccoli interventi di rigenerazione urbana, questi ragazzi saranno poi accompagnati in un percorso di incubazione d'impresa che li porterà a creare, quindi a farsi strada, make your way, sulla strada del percorso tracciato dal nostro camper sulla strada delle proprie aspettative, delle proprie competenze da costruire, da rafforzare attraverso la nostra rete. Ecco questo in sintesi. Grazie Carmine dell'intervento. Il vostro progetto, allora voi siete comunque una TS, giusto? Sì, noi siamo, il progetto è dell'Arci Carlo Cafiero di Barletta in ATS con Astarci di Trani. Ok, grazie, così abbiamo, diciamo, anche il quadro completo. Allora, io a questo, diciamo, punto, ci siamo presi. Se c'è qualche altra realtà che non era, diciamo, prevista, che vuole intervenire, poi può farlo. Approfitto per salutare nuovamente chi ci sta seguendo su Facebook e invito a partecipare. Poi c'era prima Nicola che voleva intervenire, voleva dire qualcosa. Ti passo la parola. Sì, grazie Vincenzo. Niente, io partecipai 10 anni fa a un bando che si chiamava Volenti Spiriti Principi Attivi, il primo bando della serie. Un po' mi rivedo 10 anni più giovane nella voglia di questi ragazzi di mettersi in gioco, di fare impresa, di fare qualcosa per il territorio. La mia considerazione, dopo la mia esperienza, un po' che volevo anche condividere, è che alla fine non è mai il risultato dell'attività quello che conta, ma proprio il percorso di crescita. Noi eravamo quattro ragazzi neolaureati, sognatori e quant'altro, e iniziamo con questo percorso di promozione territoriale. Il progetto si chiamava Daunia Stupor Mundi. E andavamo in giro fotografando luoghi, conoscendo persone, cercando di fare sistema tra aziende e territorio. Poi però avevamo capito che il nostro progetto, che è stato finanziato, e noi non, sinceramente non pensavamo proprio venisse finanziato, che no, e tra parentesi abbiamo avuto una piccola fortuna, nel senso che è stato finanziato in seconda battuta. Allora, in quel tempo, noi pensando di non essere più ammessi, stavamo comunque continuando a lavorare al nostro progetto e stavamo pensando anche a un'evoluzione del progetto. Quello che voglio dirvi è che ora il progetto Daunia Stupor Mundi non esiste più, ma dalle ceneri di quel progetto è nata una società che si chiama Yatrade, ora anche c'è un altro nome, WIFO, che poi io per motivi miei personali non ho più partecipato perché sono dovuto emigrare al nord per insegnare, però questa società ha come fine quello di portare le aziende agroalimentari del territorio all'estero, ed è una società che è ancora sul mercato dopo 11 anni e fa fatturato, ma oltre a fare fatturato è diventato un punto centrale per il commercio dei prodotti agroalimentari in Oriente soprattutto, ma anche in altri paesi. Questo era un mio contributo che volevo dare per raccontarvi che questa esperienza, a mio parere, in quel momento storico è stata una delle più formative della mia vita, perché sono cresciuto e ho imparato a relazionarmi con i miei coetanei da un altro punto di vista, cioè quello progettuale, ma anche quello di scommettere, di mettere del capitale, perché chiaramente con il finanziamento iniziale non ce la facevamo, abbiamo dovuto investire il nostro tempo e anche
metterci dentro tutta la nostra passione e i nostri sogni. Quindi veramente faccio un bocca al lupo a tutti e andate avanti, cioè cercate sempre di portare avanti il vostro progetto e i vostri sogni, prescindendo da tutto. Grazie. Grazie Nicola. Anche io, vorrei sottolineare alcune cose un po' emerse. In effetti, sì, cioè, secondo me, veramente l'importanza di questa tipologia di progetti è proprio il percorso che si sviluppa, cioè il fatto di essere alla fine, di trasportare su carta un'idea, dargli forma e dover per ottenere il risultato migliore dover relazionarsi con altre persone, cioè, perché alla fine in questi percorsi i progetti migliori sono quelli che veramente sono il frutto di una di collaborazione. Uno potrebbe anche fare un progetto dove uno scrive e gli altri firmano, ma di solito questa tipologia di progetti sono progetti che non arrivano da nessuna parte. E quindi questo sforzo, secondo me, è veramente l'embrione di un modo, di vivere diverso. Perché noi, oggi abbiamo parlato... Sì, Vincenzo, scusami, perché voglio dire una cosa molto importante rispetto a quello che stavi dicendo. Perché non è il progetto quello che conta, è il gruppo. Cioè il gruppo che crede nel progetto, perché da soli non si va veramente. Poi il gruppo può anche cambiare nel tempo, si possono incontrare nuove persone, l'idea stessa portata avanti dal gruppo può avere nuove, perché poi anche questi termini che si usano, lievito, fermenti, bollenti spiriti, proprio perché effettivamente sono cose che sono sempre in evoluzione e cambiano. E il vantaggio di essere giovani è proprio quello di capire e percepire i cambiamenti e non rimanere fissati con la propria idea progettuale, ma saperla sempre evolvere, anche dopo aver vinto o semmai non aver vinto perché tanto poi di finanziamenti se ne possono trovare. Ma se uno pensa che la propria idea e il proprio gruppo sia un gruppo vincente, si va avanti. Sì, e anche perché poi i risultati migliori si ottengono proprio da questa anche dalla contaminazione con gli altri, e in effetti questa anche abituarsi a non essere rigidi, alla resilienza, ad adattare il proprio lavoro a quello che succede. Ad esempio, questa è anche una domanda che vorrei farvi, qualcuno ha già risposto, cioè se in effetti l'idea, la vostra idea di partenza si è poi modificata a causa di questa situazione che ci ha messo di fronte ai limiti della società attuale e anche modificato radicalmente la modalità di relazionarsi al prossimo. E poi un'altra cosa che voglio sottolineare che mi ha colpito è che anche questo secondo me è un elemento fortissimo di potenziale innovazione della nostra società, è che diversamente da altri incontri, da altri appuntamenti, qua abbiamo una prevalenza logicamente giovanile, ma anche una prevalenza femminile, cioè quasi la maggior parte di chi ha relazionato oggi sono giovani donne, e secondo me anche poi i fatti di attualità nell'ultimo periodo mostrano sempre di più quanto le giovani donne abbiano forse una marcia in più nel vedere un futuro possibile di trasformazione. Qualcun altro, chi vuole chiedere qualcosa, qualcuno vuole intervenire? Allora intervengo io. A me interessa molto la TS, quella Make Your Way, perché con Carmine, giusto? Quindi mi piacerebbe poter parlare, sì. Magari anche se ci possiamo sentire poi in futuro, di qui a tra qualche giorno, se c'è tempo. Ok, certo. Guarda, ci vuol dire?
Voi di vai, cosa vi occupate? Scusami, perché sono arrivato purtroppo tardi. Ora però non vorrei riaprire il dibattito. Però no, 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 magari proprio te lo spiego così, proprio di connessioni attive, cioè portare l'innovazione in azienda e anche le persone che rappresentano l'innovazione, quindi creare degli aperitivi, magari selezionare delle aziende del territorio. Io lavoro per l'università, sono una ricercatrice, quindi conosco l'ambiente università e so quanto può essere difficile per chi esce dall'università affacciarsi al mondo del lavoro, ma anche per un giovane studente che poi deve scegliere l'università e quindi e anche per le aziende stesse, perché poi ho lavorato per grandi aziende anche, quanto poco sono affini al tema dell'innovazione, cioè molto spesso si fanno cose poco, cioè, non proprio, non fanno proprio innovazione, soprattutto parlo dell'agroalimentare perché mi sono occupata di quello, e quindi dell'economia circolare, come rendere più sostenibili le scelte all'interno delle proprie aziende, quindi magari focalizzarsi su aziende che siano sensibili al tema della sostenibilità e dell'economia circolare e vogliano approcciarsi e magari conoscere qualcuno che ha delle idee, sto parlando di start-upper o anche di altro. Io per esempio faccio parte anche di una startup che ancora non è costituita, e però ci occupiamo proprio di economia circolare, riutilizzo di scarti, e si vede quanto è importante la creazione di network, cioè proprio riuscire a capire chi c'è sul territorio, quindi questo, l'importanza del network, ecco perché poi è nata l'idea di questa creazione di network, perché basta quella possibilità, quella creare quella scintilla che poi magari di lì possono nascere bei progetti o anche stimolare dei giovani, perché loro hanno davvero quella marcia in più, quella, sono slegati dal mondo del si fa così, si deve fare così, e quindi possono veramente portare un'aria fresca all'interno dell'azienda. Ecco perché mi piace il discorso del camper e dell'attrarre le giovani generazioni per poter fare poi portare innovazione e diventare imprenditori anche. Sì, se posso giusto aggiungere una cosa rapidissima. Sì, io chiaramente ho illustrato il progetto in maniera molto flash, rapida, tipo pitch, però è chiaro che è alla base, chiaramente, immagino del nostro, ma come di quasi tutti i progetti, poi c'è, come giustamente si diceva prima, il tema delle relazioni tra altri soggetti, tra altri gruppi informali, con le istituzioni. Noi per esempio abbiamo messo al centro del nostro progetto la collaborazione con gli istituti scolastici. Ne abbiamo coinvolti 7 che sono istituti superiori per lo più tecnici, quindi scuole che già fanno un minimo di progetti tecnologici, sono per lo più istituti tecnici che coprono tutte le province pugliesi, e accanto a questi istituti ci abbiamo messo anche le amministrazioni comunali, quindi comuni, alcune province. Quindi diciamo, noi partiamo da una rete di collaborazioni di tipo istituzionale, proprio perché crediamo che tutti questi enti, poi se chiaramente ce lo auguriamo il progetto dovesse andare in porto, dovranno fare carico di seguire questi ragazzi che noi con loro avremo individuato, avremo selezionato. È chiaro che poi la fase 2, la fase immediatamente successiva, dovrà riguardare il mondo del lavoro, quindi anche quello delle aziende, quindi certamente qualsiasi altro tipo di innesto innovativo è assolutamente, e sarà assolutamente utile e richiesto anche da parte nostra. Okay. Francesca, volevo farti io una domanda, visto anche Nicola voleva farti la stessa domanda. Hai detto che diciamo che fai la ricercatrice universitaria, ma non hai esplicitato, diciamo, qual è il tuo campo esatto di azione? Diciamo? Tutto ciò che riguarda l'economia circolare. Allora, io sono una biologa e ho un dottorato in ingegneria, quindi mi sono occupata di energie rinnovabili, ho lavorato a Bologna, in Portogallo, tutto ciò che riguarda il riutilizzo di scarti alimentari per ottenere energia, ma non solo, anche qualsiasi cosa, anche bioplastiche, quindi tutto ciò che riguarda l'innovazione legata all'utilizzo di scarti.
Ah, ok, grazie. Mancava questo, diciamo, questo dedo. Comunque sono un assegnista di ricerca sfigatissima, cioè nel senso, magari ricercatore, però faccio ricerca, quindi... Vabbè, questo è un altro... Settore disciplinare è AG01, qual è il settore disciplinare? Non lo sai? Sinceramente. Economia agraria, che cos'è? Dove stai? Biotecnologie, ok. Okay. Sì, a Foggia o a Bari? A Bari. Okay. Sì, e poi come... diciamo che Fermenti è nato prima della costituzione, poi della formazione di una startup che stiamo mettendo su. Quindi quel progetto questo progetto ormai risale a un anno fa, quindi le cose poi si sono evolute. Sì, c'era un'esperienza nella regione Puglia, però non so poi come sia andata a finire, ed era il DARE, il distretto agroalimentare. No, è fallito. Ricordo, perché quando facevo ricerca anch'io, il settore era molto simile al tuo, ma in maniera diversa, ero un AG01, cioè un agronomo, un economista agrario, e c'era questo DARE che funzionava fino a un certo punto, però utilizzava chiaramente finanziamenti pubblici, e il concetto era molto simile a quello che tu esplicitavi prima, cioè portare innovazione nelle aziende. C'erano alcuni miei colleghi che facevano questo lavoro, cioè di ricercare innovazione ed essere da tramite per le aziende, semplicemente questo. Però ecco, se tu sei più informato di me, perché ormai ho lasciato quel tipo di settore. No, sì, perché io ho partecipato a un progetto dove c'era anche il DARE, questo tanti anni fa, per il CNR, e poi ho avuto modo di conoscerli, quindi ho fatto anche dei corsi con loro, perfetto, però adesso so che... Non è andato più in porto, va bene, cioè... Però il concetto era simile a quello come ho capito, diciamo, però è molto meno formale, cioè un qualcosa che sia veramente più legato al conoscersi realmente come persone, oltre che come, diciamo, cioè, formare legami, quindi non semplicemente i legami, perché poi mi sono accorta quanto nel mondo del lavoro in realtà il legame sia più importante del l'evento in cui si partecipa ad una presentazione e rimane tutto lì, un congresso, qualcosa del genere, però rimane lì, spento. Cioè, conoscersi anche con dei giochi, cioè qualcosa di che sia un po' fuori dalle regole. Vincenzo, non so se volevi chiudere la diretta, perché c'era Alessandro che... sì, direi chiudere. Sì, a questo punto, sì. Vediamo se c'è qualche altro intervento, se no fai le conclusioni e poi... Sì, se posso aggiungere qualcosa io. Un attimo. Prenotatevi su... Io mi sono prenotata un po' di tempo fa, volevo veramente chiedere una cosa. Sì, sì, no, allora, facciamo così, chiudiamo la diretta, quindi... prima di tutto, allora, chiunque voglia continuare la discussione, lo invitiamo ad entrare in Jitsi. Vi salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo su Facebook e voglio ricordare che la settimana prossima affronteremo un'altra, diciamo, tematica molto attuale, che è quella del lavoro a distanza e anche di queste nuove figure del mondo del lavoro che sono, diciamo, i nomadi digitali. E quindi saluto tutti, chiudiamo la diretta e venite qua su Jitsi per continuare la discussione sul tema di oggi. Grazie.